HD. Chiudiamo dicendovi che partirà a settembre il secondo bando di gara per l'affitto di 20 beni di proprietà dell'Agenzia del Demanio e del Ministero della Difesa. Fari, torri, edifici costieri che saranno recuperati e saranno trasformati in strutture ricettive. Impossibile fare la classifica del più bello, ognuno ha la propria storia, tutti hanno una vista mozzafiato, qualcuno è a strapiombo sul mare. Fari, torri, edifici costieri, gioielli unici, dimore di pregio da salvaguardare, valorizzare, rendere fruibili. E che il governo ha deciso di mettere sul mercato affidandoli in concessione a privati fino a un massimo di 50 anni e riscuoterne i canoni d'affitto. Un lotto di 20 beni pubblici che a settembre saranno inseriti in un bando di gara promosso dall'Agenzia del Demanio e da Difesa Servizi S.p.A. Si punta a scegliere i migliori progetti imprenditoriali capaci di trasformare questi tesori costieri in attività turistiche e ricettive, un esempio virtuale di dismissioni del patrimonio dello Stato. Un modo davvero intelligente di mettere a frutto il patrimonio, che non diventa più un patrimonio che pesa sullo Stato, ma diventa invece l'occasione per valorizzare e per dare ricchezza al Paese. Un'operazione alla seconda edizione dopo il bando di ottobre che ha visto l'aggiudicazione di 9 fari proposti a investitori esteri, imprese locali e giovani imprenditori, con ricadute economiche e occupazionali sul territorio non di poco conto. 6 milioni di investimento da parte dei privati che daranno quindi un indotto di 20 milioni di euro sui territori dove sono incardinati questi fari, 100 persone nuove assunte, quindi è davvero una grande operazione anche economica, oltre che sociale e culturale. Andiamo a recuperare risorse di investitori nazionali e internazionali, ma anche di associazioni, perché uno dei fari del primo bando si era aggiudicato il WWF, a dimostrazione del fatto che quando ci siamo rivolti ai cittadini e alle associazioni abbiamo suscitato interesse anche in loro. Che ti riga, Sky TG24.